Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? IG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Ragazzi, qua Exot e oggi siamo tornati con il suo video di nuovo su FIFA 22, con un video diverso totalmente dagli ultimi, perché non siamo con un recap delle live sui vari pack opening dei tuoi che stiamo facendo sul sito Viola, ma bensì con un'idea, un torneo, proprio parlando dei Team of the Year. Ho pensato, ma questo team, che è l'11 migliore premiato da FIFA, quindi i migliori 11 giocatori dell'anno, insieme possono vincere la Champions League? Io spero davvero che l'idea vi piaccia. Se così, ragazzi, come sempre, sosteniamo al massimo questi video con tantissimi mi piace. Nei commenti aspetto la vostra. Secondo voi ci riuscirà il team? Sì o no? Ovviamente fate una vostra predizione su chi la vincerà, il team Toti o qualche altro team. Fatemi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate al mio Instagram che trovate qua sotto, e soprattutto nella mia descrizione trovate il mio sito Viola, dove ogni giorno siamo live alle 5:30. Non mancate. Dopo detto questo, basta parlare, buttiamoci su FIFA. Eccoci qua su FIFA, dove vi mostro subito il team prima di andare ovviamente in Champions a vedere che girone ci capita. La squadra ovviamente è fatta proprio come il Toti: portiere Donnarumma, terzino Hakimi, Marquinhos, Diaz, Cancelo, De Bruyne, Jorginho, Kanté, Messi, Leva, Mbappé. Tre giocatori in panchina. Quali sono e perché ci sono? Sono i dodicesimi Toti, essendo che ancora non è uscito il dodicesimo, ma la votazione era Benzema, Salah o Ronaldo. Non si sa ancora il vincitore e ovviamente li ho messi tutti e tre. Così i tre Toti che potrebbero essere premiati come dodicesimo sono in panchina ed entreranno al posto di quei giocatori. Davvero in modo perfetto si va a fare una rosa meravigliosa. Il modulo è proprio quello con cui viene presentato il Toti da FIFA, che è il 4-3-3. Cosa dobbiamo vedere adesso? I gironi, buttiamoci in Champions. Eccoci qui col nostro girone. Siamo capitati in un girone anche un po' difficile, possiamo dire così. Noi ovviamente simuleremo ogni partita, speriamo di non perdere subito i gironi, essendo che è una grande squadra. PSG, Siviglia, Young Boys. Sappiamo che nel Toti ci sono 5 giocatori del PSG, quindi il PSG molto depotenziato. Il Siviglia speriamo, cavolo, di potercela fare. Young Boys, cioè se non vinciamo andate in ritorno con lo Young Boys, abbiamo dei dubbi. Capocannoniere addirittura Ibra, prima partita tripletta. Young Boys contro di noi, contro il team Toti. Andiamo al risultato. Bam. Cioè, se non vinciamo andate in ritorno con lo Young Boys. Io, signori, mi alzo e me ne vado. Cioè, come famo a fare 1-1? No, ragazzi, il team Toti è un boicottamento totale. Il PSG ha perso. Siamo contro il PSG, giochiamo in casa. Please. Dai, dai, dai. È comunque una grande squadra il PSG, eh? Ti prego, dai, ragazzi. Non possiamo perdere, 2-2, un altro pareggio, siamo solamente pareggio. Cioè noi pareggiamo contro tutti. Non sta rendendo bene in Champions League, vi dirò la mia, non sta rendendo bene. Il Siviglia, che era la squadra e forse dicevano tutti quanti abbordabilina, sta macinando tutti. Battuto il PSG, battuto lo Young Boys, oh fuck, adesso ci siamo noi. Oh mio Dio. Sento puzza di figuraccia. Terzo match. Dai ragazzi, ce la possiamo fa. Vai. Dai, dobbiamo battersi via per forza. 2-1. Ce l'abbiamo fatta. Buonissimo. Battere questo Siviglia è stato a top, perché veramente con 6 punti, Senza parole. Abbiamo battuto la squadra più forte del girone attualmente. Andiamo quinti. Il PSG ha battuto lo Young Boys. Noi adesso dovremmo battere sicuramente, o battiamo il Siviglia o battiamo il PSG, e dobbiamo battere lo Young Boys. Dobbiamo batterlo. Parliamoci chiaro. Lo Young Boys dobbiamo batterlo obbligatoriamente. Non esiste il perdere. Simulazione veloce. Vai. Vediamo. 1-0. Kylian Mbappé. Stiamo carburando ragazzi. Va bene. Stiamo carburando. Kylian Mbappé. Andiamo primi nel girone, top. Il team Toti ci ha messo un po'. Luis Muriel
miglior marcatore del campionato. Realizza una tripletta. Wow, Muriel. Adesso contro Young Boys. Se vinciamo qui, siamo sicuri, primi e sicuri del passaggio del team. La squadra è prontissima, carichissima. Giochiamo contro un 4-4-2 dello Young Boys che all'andata ci hanno coperto benissimo. Un classico 1-1. Tocca a noi, scendiamo in campo. Let's go. Vediamo. 4-1. Ok, oh, guarda, veramente serviva. Ma davvero serviva riscaldarsi? Forse le prime partite i ragazzi dovevano conoscersi, lo spogliatoio doveva conoscersi. Il Sevilla da prima è andato terzo ed è sicuro Europa League. Quindi il PSG può anche perdere contro di noi. È sicura dell'Europa League. Bella sfida. Pareggio o vittoria? Non esiste la sconfitta per noi, perché se perdiamo andiamo comunque contro la prima. Cioè, quindi noi comunque dobbiamo vincere. Speriamo di non perdere. Casa del PSG in Francia. 3-2. Mamma mia, che partita. Quindi scopriamo chi è la nostra rivale adesso. Speriamo una squadra abbordabile e scarsa, perché comunque seconda posizione potrebbe esserci chiunque. Speriamo una squadra abbordabile e scarsa. Signori, io non parlo più. Ma dai, le squadre più abbordabili, lo United, dai. Milan Ajax. Già l'Ajax è più abbordabile. Cavolo. Noi lo United. L'Inter contro il Real Madrid. C'è, ragazzi, Bergamo Calcio, Club Brugge. Ma serio? PSG Barcellona. Bayern Monaco Juventus. City Atletico, Dortmund Liverpool. Ci scontriamo subito contro un bel team. Quindi incrociamo le dita. Un ottimo team come lo United contro il nostro di team dei Toti. Si termina già qui il nostro viaggio? Speriamo di no. Let's go. 4-3. Che cavolo, che partita. Wow, che partita. Che partita. 4-3. 4-3, signori, 4-3. Tanta roba. Signori, 4-3, non facciamoci rimontare, please. 5-4, 1-1-1, morbido, classico, difensivo, però positivo, perché con 1-1 finisce 5-4 nel totale. Ti prego, scassa, abbordabile. Allora, ok, scopriamolo adesso. Non ci dicono chi ci sarà ai quarti. Ottimo, bello così. L'Ajax ha battuto il Milan nei calci di rigore. Povero Milan. Non ci credo. 5-4 i calci di rigore. Noi abbiamo vinto nel totale 5-4. L'Inter espugna il Madrid. Fuori il Real. Inter passa avanti. Il Bergamo Calcio, purtroppo, in un totale di 3-3, il Bruges elimina l'Atalanta. Quindi speriamo di beccare noi il Bruges. Vediamo. Speriamo una squadra abbordabile e scarsa. Vabbè, ma chiama pure il Bayern Monaco. Ma dai, ma chiama pure il Bayern Monaco. Ci troviamo. Prima lo United. Siamo già lì. Eravamo già nell'hotel. Quelli della UEFA, che gentili, hanno detto: ragazzi, essendo che siete già a Manchester, non vi preoccupate che vi mettiamo pure il City. Ma cavolo. Madonna, che squadrone. Questo è un match clamoroso, eh. Questo è un match clamoroso. City Toti. Quarti di finale. 2-2. Che match. Mbappé, Kanté, N'Golo Kanté ci mette il 2-2 all'ultimo secondo. Se Kanté ci porta in rete, ragazzi, non dovete buttare, cioè non mollate su nessun pallone. Ci siamo. Giochiamo in casa. Veniamo da un 2-2. Non usciamo ai quarti. Il team, ok, io alla fine devo solamente provare come esperimento quella di vedere se i Toti riescono a vincere la Champions. Però si è trasformato in un tifo generale di sentimenti. Ormai tifo questa squadra, tifo i Toti. Signori, vi prego, non molliamo ora. In casa 2-0. Performance Messi e ancora Kanté. Al vizio del gol il piccolo N'Golo. Vediamo in semifinale noi che becchiamo. Il Dortmund. Vabbè, eravamo là. Fammi vedere la semifinale. Dortmund, Toti, Ajax, Barcellona. Non Bayern Monaco.
Quindi se battiamo il Borussia abbiamo una finale super super abbordabile, perché i Toti hanno già adesso come squadra semifinale una squadra abbordabile, perché alla fine c'è il Borussia che non è chissà che fenomeni, e poi c'è Ajax e Barça. Andiamo nel match di andata della semifinale, ragazzi. Voi vi sareste mai aspettati una Champions League così? Fatemelo sapere qua sotto. Prima partita simulata, signori, non famo brutte figure, 1-1. Sempre in rimonta, sempre in rimonta. Hakimi all'ultimo secondo non ci fa andare sotto. Ma cavolo, è il Dortmund degli invincibili? Come cavolo fanno questi a non perdere? Ritorno di semifinale. Ora o mai più, signori. Ora o mai più. Non perdiamo, please. Non perdiamo. Giochiamo in casa per i nostri tifosi. Per i nostri tifosi. I Toti vanno in finale. Mohamed Salah, e forse il 12esimo Toti, segna così e va all'83esimo. Dortmund fuori. La finale è contro Ajax o Barça? Barcellona non ha pietà di nessuno. Non ha pietà di nessuno. 6 gol all'Ajax. Non si vuole fermare. Grande finale. Toti contro Barcellona. Quindi abbiamo capito che i Toti riescono ad arrivare in finale. Ma io sono curioso di vedere però una cosa. Quanto ha fatto contro il Bayern? 3-1, un 2-0 netto il Barcellona. Il Barça di Xavi, di tutti i giovanotti. Eccolo qui, il Barcellona, un 4-3-3 col falso 9. Legnetto, Ter Stegen, Piqué, Roberto, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Depay, Dembélé, Ansu Fati. Contro Mbappé, Leva, Messi, De Bruyne, Jorginho, Kanté, Cancelo, Diaz, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma. Finale di Champions League. I Toti possono vincere la Champions League contro i migliori team del mondo? Ecco a voi la risposta. Ebbene sì, i Toti vincono la Champions League. 3-1 in finale, doppietta di Leo Messi. Però c'è da segnalare, rigore sbagliato all'86esimo che poteva riaprire tutto di Memphis Depay. Quindi Memphis sbaglia il rigore e danno la finale. I Team of the Year di FIFA 22 vincono la Champions League. E questo esperimento si chiude così. I Toti in un team tutti insieme sono infermabili e vincono facilmente questa UEFA Champions League. Signori, sono giunti al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, potete lasciare tantissimi mi piace. Nei commenti aspetto la vostra. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate al mio Instagram e trovate qua sotto. E dopo aver detto questo, io vi ringrazio di essere il video, vi ringrazio il sostegno. Da ex è tutto. Haters make me famous.